Questo programma è presentato da Santal, il sapore della frutta. Coalpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia. Nicola Racuglia, abbigliamento sportivo, via Vestina 660, Montesilvano. Abbiamo vestito la storia del calcio, ora vogliamo vestire la tua storia. Studio Luciani, consulenza contabile, fiscale e lavoro. Via Prati 12/3, Pescara. Galleria Arte Pentagono, ci trovi in via Nazionale Adriatica Nord 15 e in via Trento 20. Arte Pentagono, l'arte per tutti. Ferramenta Fratelli di Donato, via Mulino del Gioco 48, Marina di Città Sant'Angelo, a 100 metri uscita autostradale Pescara Nord. Ferramenta Fratelli di Donato, solo da noi trovi quello che cerchi, dal 1985. Reale Mutua, consulenza gratuita ed offerte speciali per i nostri tesserati WISP. Contattare Alberto Ciancia, disponibile per una consulenza previa appuntamento telefonico presso la sede della WISP in via dei Pelini, Pescara. Questi sono i numeri maggiormente rilevanti per la massima serie WISP pescarese. Partiamo con il numero 22, che sono le gare senza stop del Canal Angelini prima della sconfitta di questa settimana contro il Tiki Taka. La squadra di Mister Galanti è l'ultima ad ammainare la bandiera dell'imbattibilità. La scorsa settimana erano state Pentagono e DL Pescara United rispettivamente in Serie B e nel Mondo Over 40 a lasciare in beata solitudine il Canal Angelini. Come detto, però, imbattibilità perduta questa settimana, rimane però comunque un primato invidiabile, quella delle 22 partite senza sconfitta, una serie iniziata già la passata stagione con le ultime 4 sfide che hanno visto la formazione che poi si è laureata campione provinciale e regionale imbattuta. L'ultima sconfitta prima di quella appunto di questa settimana contro il Tiki Taka risale alla passata annata, quando lo Spartak batté 3-2 proprio il Canal Angelini. Altro numero da tenere a mente, il numero 3, che sono le vittorie consecutive della vecchia guardia nocciano. La formazione allenata da Federico Cerasa ha inanellato, come detto appunto, 3 successi in serie che le garantiscono al momento il quarto posto, che è l'ultimo che vale l'accesso ai playoff regionali. Altro numero invece, il numero 8, che sono i turni di imbattibilità che aveva collezionato la Prosacco. La formazione di Mister Selvaroli cade questa settimana nella tana della vecchia guardia nocciano al Tony Volpe. Resta comunque una serie di tutto rispetto, ovviamente i nerazzurri sperano di poter iniziare un'altra a partire già dalla prossima settimana. Per quel che riguarda invece la caletteria, 6 sono i successi infilati dall'Amatoriforo, 2 gol presi dopo ben 5 clean sheet, come si suol dire nel calcio più blasonato del nostro. Amatoriforo che aveva anche l'invidiabile record di 5 vittorie consecutive per 2-0, questa settimana è arrivato un 5-2, sempre a favore della formazione bianconera allenata da Claudio Mennillo. E quindi sono 6 le vittorie consecutive, sono invece 3 le partite vittoriose per l'autentica sorpresa di questa cadetteria, cioè il Montenegro di Mister Sandro Gialloreto, nostro ospite 7 giorni fa. È arrivata un'altra vittoria questa settimana, 4-0 contro il PIN, e quindi complimenti al Montenegro. Chiudiamo con il numero 16, che sono i gol subiti dalla miglior difesa della Serie B. Parliamo del River United, che questa settimana ha battuto il Pescara City e soprattutto sorpassato la formazione allenata da Mister Lucci per quel che riguarda la speciale graduatoria della miglior difesa. Pescara City, che di gol prima di questa settimana ne aveva subiti 15, con i 2 che ne ha preso appunto contro il River questa settimana sale a quota 17, quindi 16 sono i gol subiti dalla miglior difesa della cadetteria. Benvenuti alla puntata numero 22, la leggo perché mi ha scritto tutto di questo incredibile 80° minuto WIS Magazine. Che cosa vuoi dire? Non era 22, 220, però legata stagionalmente alla numero...
Che numero è 20. Oggi? Numero 20, 220, tutto con i due. Oggi due grandissimi ospiti, presentali tu anche. Abbiamo oggi il dirigente storico, nonché diciamo totem della vecchia Guardia Nocciano. Abbiamo con noi Roberto Valerio. Buonasera Roberto. Buonasera. Parleremo del Magic Moment della vecchia Nocciano, ma poi anche di questioni molto più importanti all'interno della squadra. Tanto sentiamo... odore di pizza. Esatto, ma lo sentiamo. Chissà chi l'avrà portato. Chissà. Da sabato che va in giro sta storia, nonostante i continui cambi di orario di Riccardo, le 7, le 8, di alle 7, poi arriva alle 8, una persona precisa e puntuale. Abbiamo con noi il nostro secondo ospite, lo diciamo sempre, non certo per ordine né tantomeno per importanza, perché occupa la seconda sedia, soltanto per quello. Abbiamo con noi Jacopo Cinti, centrocampista della Montori Foro. Buonasera Jacopo. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo visto anche i numeri iniziali con questa nuova rubrica. Andiamo a leggere i risultati perché abbiamo tanta carne al fuoco, nonostante non ci sia la regia. Ci fanno segni in italiano che siamo già in ritardo. Okay. Risultati della massima serie, 19esima giornata, è la tua categoria. È la mia categoria, non so ancora per quante partite. Appunto, quindi approfitta nel leggere. Arrivo presto verso quella che è la seconda sedia, ovvero Vecchia Guardia Nocciano Prosecco 2-1, Tiki Taka, Kral Angelinia del big match 5-3, la sorpresa, diciamo, se la vogliamo chiamare sorpresa, per non lo so, tutti poi non personcini. Non personcini. La zona 97-2, DL Pescara United 3, Nautilus Atletico Ponzio 1-0, pirotecnico come l'hai chiamato per me, lugubre 3-3, Trasporti Pescara 0 Stile, Qualpi Soccer Atletico Giama 5-3, Ortona City AST Adriatica 3-2, riposava Legolas Pescara Colli. Tra i mille errori fatti da Riccardo in questo avvio di puntata c'è Qualpi Soccer, la gente mi ha detto per favore falli dire soccer, perché noi Qualpi siamo soccer, in Abruzzo, lo faccio per la nostra regione, Soccer con 3C. Abbiamo letto i risultati, abbiamo con noi Roberto Valerio, parliamo un attimo solo di calcio giocato, poi parleremo di cose ben più importanti. Vecchia Guardia Nocciano, 3 vittorie consecutive, 4° posto. Dall'entourage di Mister Cerasa si dice che se arrivate quarti voi quest'anno a fare regione ci andate. Cerasa vicino all'Inter, sì, pare l'anno prossimo. Sì. Infatti la fascia tolta ai Cardi è il primo segnale che ha dato Cerasa. Sì, la terza vittoria consecutiva è stata dura, sicuramente non è stata una partita facile contro una Prosecco fisicamente ben messa e niente, sono arrivata anche questa volta la vittoria, sudata ma sotto, diciamo, meritata alla fine, dai. No, più che altro io vorrei focalizzarmi sul discorso regione e poi dopo andremo anche a parlare dei campionati limitrofi a Pescara con il campionato di Teramo e di L'Aquila Avezzano. Voi per anni vi siete qualificati per la Coppa Abruzzo e per anni la Coppa Abruzzo non l'avete fatta. Questa l'ho detto, se facciamo quarti però il regionale lo facciamo. Ma perché la Coppa Abruzzo l'ho fatta? Non c'è un motivo ben preciso, è stata semplicemente, penso, una scelta della società. Arrivata a quel mese uno non c'ha voglia. Così. Purtroppo sarà quello, sì, sarà il caldo, la voglia di staccare un po', forse sarà semplicemente quello, sicuramente non per altro. Però quest'anno se si arriva... al quarto posto, minimo il quarto posto ci vuole, giusto? Beh, diciamo che siete entrati insomma in zona playoff, vabbè c'è qualche squadra con una gara in meno, ma dopo anni che comunque siete stati già quasi protagonisti di una Serie A, penso dopo la prima promozione, sì, anni fa, sì, esattamente. E dopo c'è stato una sorta di percorso, io devo dare un po', insomma devo rifare i miei complimenti a Cerasa, perché anche con squadre magari non tecnicamente grandissime è sempre stato il Nocciano una squadra durissima, sempre ben messa in campo, questo l'ho sempre detto. E lui sembra che abbia fatto un percorso che abbia riportato piano piano a ricostruire una squadra competitiva per giocare la parte sinistra del tabellone. Sì, esattamente. Il merito è della società, in primis del mister soprattutto. Con l'ingresso del nuovo presidente Gianmarco siamo riusciti... Ha riportato liquidità. Siamo riusciti tutti insieme a, diciamo, a riformare un bel gruppetto di ragazzi giovani. Dall'altra parte ci sono anche veterani, tra cui ci sono io, c'è Guglielmo Fusilli, abbiamo portato Marco Palumbo che è stato fermo 2-3 anni per motivi di lavoro,
C'è stato l'inserimento di Marcucci, il centrocampista che è un ragazzo giovane, lo stesso Marco Chiulli che vengono da Cepacatti, quindi abbiamo ricreato un bel gruppetto di ragazzi giovani, ecco lo stesso Sciarra che l'anno scorso ha iniziato a metà campionato, quindi siamo riusciti a creare questo bel gruppo che è la cosa fondamentale per portare avanti un campionato di Serie A Wisp che è sempre molto competitivo anno dopo anno. Quindi, tra l'altro a Nocciano adesso non c'è più una squadra, non c'è più la prima categoria. No, la prima categoria non c'è. Quindi siete la prima squadra di Nocciano, sì, finalmente. Siamo la vera realtà di Nocciano. Diciamo una curiosità, io mi permetto adesso di... il dottor Valerio qui è anche un imprenditore, ma soprattutto è riuscito ad acclappiare i giocatori dando lavoro, cioè dando anche lavoro, e non ultimo il bomber della formazione è proprio messaggio di sabato pomeriggio. Alessà, scusa, una domanda, ma quanti gol è arrivato Sciarra? No, perché a 17 gol gli ho promesso una cena, sì. Ho detto guarda, con il gol di oggi è arrivato a 16, verrà messo in panchina per le prossime giornate. Qual è la politica per fermare la prolificità di Sciarra? Semplicemente il mister non lo deve far giocare, o gli metti dei turni terrificanti al lavoro, cioè hai questa potenzialità. Esatto. Ma infatti lui alle 4 deve iniziare a lavorare il pomeriggio, però segna sempre il primo tempo, quindi pure se lo toglie il credi. Magari marcature specifiche verranno messi dei premi, come succede in Spagna, premi alle squadre avversarie. Sì, ci prendiamo la cena per Sciarra durante le ore di lavoro. Gli ho detto se arrivi a 17, anzi era 20, poi lui diceva che ho detto a 15, allora facciamo 17 e ci è arrivato, però speriamo che li superi, anzi che ci porti ancora più gol. Logicamente lui ce la mette tutta ed è grazie soprattutto alla squadra se riesce a segnare, quindi lui il suo bagaglio tecnico ce l'ha. Non gli manca la gioventù, la forza ce l'ha, quindi per andare avanti e segnare altri gol ci sono. Le pizze le fa buone? Le pizze sta imparando giorno per giorno. Le fa sempre, dopo le proviamo. Le proviamo. Tanto le ha fatte lui. Finché segna, dici. Quando smetterai di segnare. Abbiamo parlato della massima serie. Prima di parlare anche con Jacopo Cinti, giocatore dell'Amatori Foro, andiamo a vedere i primi servizi di questa ricca puntata. Abbiamo la sintesi con le relative interviste del Big Match, quello tra Tiki Taka e Cravangelini, interviste realizzate appunto nel post gara da Mattia D'Achille, e poi ci sono le interviste pre e post partita della Zero Stile realizzate da un grande professionista con Fabio De Luca, che ha lanciato perle a profusione sulla un influencer ormai, sì, beh. sì è un po' anche come noi, però lo diremo, sì, anche sì. Il motivo è una Zero Stile che si prepara alla retrocessione indolore, sì, così pare. Sì, un obiettivo quello nostro stagionale, Fabio lo ha giustamente divulgato, ma vediamocelo. All'antistadio di Francavilla va scena il big match di Serie A tra Tiki Taka e Cravangelini. La squadra di mister Galanti arriva allo scontro diretto da imbattuta e con 8 lunghezze di vantaggio. Nel consueto 4-2-3-1 Fragassi, Contini e Giuliani agiscono alle spalle di Minutolo. Sul versante opposto mister Piperno non rinuncia al tridente. Nel 4-3-3 la linea offensiva è composta da Di Genova, Cignelli e D'Alessio. Fischia il signor Cinquino, coadiuvato da Mucciarelli e Di Simone. La prima occasione di marca giallo-rossa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo i padroni sventano l'autorete con un salvataggio sulla linea e poi Contini calcio al lato. Passano 5 minuti e gli ospiti si rendono di nuovo pericolosi, da calcio di punizione Campagna pesca Bocchetti, ma il suo colpo di testa è debole. All'11esimo Fragassi elude l'intervento di due difensori ma non trova l'assist vincente per un compagno. Tracce di tiki-taka al quarto d'ora quando Cozza verticalizza per Samuele, ma il suggerimento è leggermente lungo. Ancora pericolosa da palla inattiva la capolista, con Fragassi che tutto solo di testa spedisce tra le braccia del portiere. Al 21esimo il Kral passa in vantaggio, Fragassi appoggia per Campagna che con un tiro piazzato gonfia la rete e fa 1-0. La risposta del tiki-taka non si fa attendere, Dicenzo 2 minuti dopo lancia Cignelli che impegna Segalotti. Il corner che segue scaturisce un contropiede micidiale per gli ospiti con Minutolo che prova un tiro da 25 metri trovando la base del palo, ma l'azione prosegue e Giuliani serve ancora il numero 13 che incredibilmente centra il secondo legno.
Il Kral continua ad attaccare a testa bassa e da calcio d'angolo si rende ancora pericoloso al 32esimo, ma D'Alessandro respinge un tiro deviato di Fragassi e poi Minutolo non centra lo specchio in girata. Il primo tempo si chiude con una bella iniziativa di Genova, che però manca nell'ultimo passaggio, si va a riposo sullo 0-1. La ripresa prende il via come meglio non poteva per i locali che al terzo minuto conquistano un penalty per atterramento di Segalotti su di Genova. Dal dischetto D'Alessio non sbaglia, palla da un lato, portiere dall'altro e parità ristabilita. Galvanizzato dal pareggio il tiki-taka inizia a guadagnare campo, al quinto mette la freccia, cross perfetto di Pizzi e colpo di testa di Genova che non lascia scampo al portiere. Stordito il Kral prova a tornare in avanti ma Contini su punizione non inquadra la porta. Al 13esimo D'Alessio imbuca per Cinielli che dopo aver vinto un contrasto fredda Segalotti e fa 3-1. Al 18esimo Fragassi accelera sulla destra, arriva dinanzi al portiere perdendo l'attimo giusto per metterla in mezzo. Al 22esimo il Kral la riapre, ancora il numero 11 serve a supporto Contini che con il destro fulmina D'Alessandro, tiki taka 3, Kral 2. Al 27esimo i padroni di casa si producono un'azione degna del loro nome ma il guardalinea ferma tutto per fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte Fragassi offre un cioccolatino a Di Fazio che insacca ma il pallone è riuscito e rete prontamente annullata. Superata la mezz'ora ci riprova Contini di testa ma il suo tentativo è debole. Un minuto dopo il non entrato Nepa lascia partire un sinistro violento che termina non molto lontano dall'incrocio. Scampati i pericoli locali tornano a riaffacciarsi dalle parti di Segalotti. Al 33esimo D'Alessio prende la mira e dipinge un cucchiaio alla Francesco Totti che vale il 4-2. Un gesto di pregevole fattura da riapprezzare ancora una volta con il supporto della Moviola. Partita finita neanche per sogno perché un giro di lancette dopo Minutolo da poco entrato accorcia le distanze alimentando le speranze del Kral. I giallorossi con la forza della disperazione attaccano in massa concedendo il contropiede al tiki-taka. All'ultimo respiro la bricciosa arrotonda il risultato e sigilla una vittoria che vale molto più dei 3 punti. Finisce così con un pokerissimo che avvicina a meno 5 la squadra di Piperno alla vetta e in un lampo il campionato è ancora aperto. Le interviste di Mattia D'Achille. Siamo con Michele Galanti, mister del Kral. Mister, primo tempo in controllo, poi cosa è successo alla squadra? Niente, un grande primo tempo perché lo potevamo chiudere sicuramente con più di un gol all'attivo. Basta solamente dire che in una stessa azione abbiamo preso due pali pieni. Però va bene, il calcio è questo. Merito sicuramente del tiki-taka perché ha fatto secondo me un grande secondo tempo, è entrata in campo motivata e chiaramente ci ha messo in difficoltà. Abbiamo subito 2 gol in meno di 1 minuto e mezzo, quindi è tutto dire. Faccio i complimenti alla mia squadra perché fare un primo tempo come l'abbiamo fatto noi contro una grande squadra, perché ripeto che il tiki-taka è una grande squadra, e gli devo fare solamente i complimenti. E può succedere, è caduta la nostra imbattibilità, ma può succedere, quindi non è questo quello che noi cerchiamo. Prima sconfitta stagionale che arriva a metà febbraio, più 5 ora dice la classifica, come la vede? Ma niente, abbiamo 5 punti di vantaggio, loro devono sempre vincere e noi dobbiamo fare dei passi falsi. Ho appena parlato con i ragazzi, la partita ormai l'abbiamo archiviata da subito perché ho gente esperta in squadra e quindi pensiamo direttamente a lunedì prossimo e niente. Che gara avete lunedì prossimo? Lunedì prossimo affrontiamo in casa il Nautilus, una squadra ben organizzata, ma sicuramente dobbiamo ripartire con il piede giusto, quello che abbiamo avuto fino adesso per tutto il campionato. Siamo con David Piperno, mister del Tiki-Taka. Mister, oggi serviva una grande prestazione per battere il Kral e voi ci siete riusciti. La prestazione è arrivata, ci speravamo, volevamo fare un buon risultato perché all'andata avevamo steccato, quindi ci tenevamo a far bene. Il primo tempo abbiamo sofferto un pochettino, poi ci siamo ripresi nella ripresa facendo una grossa prova, grande carattere, grande prestazione di tutti. Campionato riaperto? No, penso di no, il Kral è più forte, ha più continuità di noi altri. Il nostro obiettivo è arrivare in una buona posizione per il regionale. Poi con rientro di Farias ce la giochiamo alla pari con tutti.
Il secondo tempo è stato decisivo quest'oggi. Cosa ha detto i ragazzi all'intervallo? Di divertirsi. A volte ci divertiamo poco perché soffriamo magari per la prestazione o altro. L'importante era divertirsi. I ragazzi hanno capito, giocare come sanno. È uscita una gran partita. Poi i singoli sono forti, quindi bene così. Adesso ho vietato abbassare l'attenzione. Lunedì prossimo contro chi giocate? Lunedì prossimo non me lo ricordo contro chi giochiamo, perché io guardo di partita in partita, però sarà sicuramente una battaglia, perché noi ci complichiamo la vita da soli, sicuramente ce la complicheremo anche la settimana prossima, però punteremo a vincere. Che partita sarà questa per la Zero Stile? Sarà una partita brutta come tutte le altre. Sono l'allenatore che si è preso l'onere di far retrocedere questa squadra e siamo pronti a questo. Retrocedere, ovviamente parliamo di Zero Stile e non di Sporting, quindi tu punti a una retrocessione tranquilla. Sì, una retrocessione indolore più che tranquilla. Qualche colpo di scena, non diciamo il classico risultato, se lo vuoi dire questa sera. No, lo diciamo, perché questa sera vinciamo. Ma retrocediamo. Ecco, perfetto. Qualche trucchetto che adotterai? Proveremo a giocare in 12. Perfetto. Grazie De Luca e in bocca al lupo per questa retrocessione. Grazie. Allora, Zero Stile ha un soffio da ritorno alla vittoria, una vittoria che è mancata, e dunque l'ennesima occasione di tornare in corsa per la salvezza. No, oggi è assolutamente un punto guadagnato. Hanno perso le dirette concorrenti, però inizierà un cammino molto duro per la Zero Stile adesso. No, noi contiamo di fare tutti i pareggi da qui alla fine, ci salveremo. Tutti uno? Fix. Cioè uno senza un punto? Sì. Qualche giocatore che ti è piaciuto in particolare questa sera? Ma sicuramente Bobby Sferrella, grandissimo giocatore da 0-0, il mio preferito. Moretti, quando l'ho spostato a terzino, molto bene, quindi probabilmente lo riproporrò. E anche Tutto Di Natale, che non è durato, l'ho visto carico. E due parole sullo Sporting, che diciamo è sembrato più un punto che non è servito a nessuno per lo Sporting, forse allora, è servito ancora meno. Io credo, parlavo con i clienti prima della partita, facevamo un ragionamento. Guardando la classifica nostra e dello Sporting, c'è da fare questa sintesi. Lo volete capire che dovete smettere, sì o no? Cioè smettere noi e lo Sporting? Noi e lo Sporting, basta. L'anno prossimo facciamo una fusione e andiamo a fare un torneo di calciotto tutti insieme. Grazie Fabio, sei ovviamente la speranza di questa società. Pensa un po'. Un emozionante Fabio De Luca ci riporta immediatamente alle statistiche, ovvero la classifica di Serie A, che oggi ha una chicca, lo dicevamo in fuori onda. Sì. Abbiamo aggiunto, poi lo state vedendo in sovraimpressione, il numero di partite giocate, perché quest'anno è un po' alla cazzo di cane, posso dire. C'è un riposo. Scusa al presidente. C'è un riposo. C'è il riposo, quindi sbaglia e dice: ma io ancora non ho giocato, perché sto dietro solo per quel motivo. E quindi adesso è segnato in grafica e potete evitare di insultarlo per questa cosa. Per le altre cose potete continuare a farlo sui canali che sono soprattutto il Facebook di Wisp Magazine Pescara. Vediamo questa classifica della 19ª giornata di Serie A. Wisp Pescara, il clan Angelini, nonostante la sconfitta, sembra inamovibile al comando con 43 punti, segue il Tiki Taka a 38, Coalpi Soccer 36, con una partita in meno al momento, diciamo. Vecchio Guarda Nocciano 32, 31 punti Ortona City, DL Pescara United ed Egos Pescara Colli 30, Nautilus 27, poi andiamo nella zona calda, insomma, di quella per la lotta salvezza, la zona 97 22, Prosacco 20, Atletico Ponzio 18, Atletico Giama 17, Zero Stile 15, Sporting 12, Adriatica che partiva da meno 1, aveva preso un punto chissà con chi, con noi, Zero Stile è a 0. Andiamo a leggere anche i risultati della Serie B, 17ª giornata. Pescara 79, Pentagono 2-4, Atletico Villanova Valfino Lo Football 2-1, Pescara City River United 0-2, Montenegro Pinna 4-0, Virtus Penne Cugnoli 3-1, Utopia Pub Spartak 2-2, Villarreal Amatori Foro 2-5. Ci riagganciamo
proprio a quest'ultima sfida, l'Amatori Foro in Anella, il sesto risultato, o meglio, più che adesso sesto risultato utile, sesta vittoria consecutiva. Questa settimana ha fatto uno strappo alla regola, non più 2-0, in passato avevi detto che si era anche fermata sul 2-0 per mantenere questo record. No, invece avete, questa settimana 5-2, 7 reti, abbiamo con noi Jacopo. Avete rovinato il record del 2-0, legge del 2-0. 5 gol. Ma io credo che mister Mennillo, molto furioso, perché ha detto recentemente che la sua indole è quella di non prendere gol da difensore. Esatto. Scherzi a parte, questa settimana avete inanellato l'ennesima vittoria, l'Amatori Foro al secondo posto, state diciamo ricalcando fedelmente ciò che vi eravate preposti alla vigilia del campionato. Sì, assolutamente sì, il nostro obiettivo quest'anno, con l'inserimento di tanti giocatori nuovi, tra cui anche io che sono ritornato, era quello di fare tutto il possibile per centrare la promozione nella massima serie. E, eccezione fatta per la Pentagono, che pare anche quest'anno essere una rivale, una squadra che non ha rivali per quanto riguarda la cadetteria. Cerchiamo di fare il nostro e lo stiamo cercando di confermare tutti i lunedì che andiamo a giocare, ecco. E in più aggiungo una nota all'ultima partita, che era comunque un derby, ci tenevamo a far bene, soprattutto dopo l'andata che non ci aveva visto fortunati nelle mura amiche, diciamo così. La vostra squadra ha, diciamo, attinto in sede di calciomercato prendendo Riccardo Leve, che vi sta dando una grossa mano, il bomber Matricardi, Vettori si è rivisto questa settimana, Cornacchia a centrocampo, il portiere Galasso, insomma una squadra attrezzata in tutto e per tutto anche per giocare la massima serie, oppure qualora dovesse arrivare alla promozione poi sarà un altro discorso? Sicuramente diciamo che le basi ci sono tutte, anche magari per fare un'ottima annata nella massima serie. Sicuramente andrà fatto qualche ritocco, qualche elemento andrà preso per rimare la squadra, per competere anche nella massima serie, però questo è un discorso che dovrete fare più con il direttore sportivo, con Raffaele, che con me. Direttore sportivo noto per le sue polemiche, ormai sì, non sì, è polemica. Che noi accostiamo e valorizziamo. Certo, cioè, ovviamente, perché per noi la polemica, diciamo, è un po' di sale che ci serve per fa audience. Per mandare, scherziamo sempre, lo ribadiamo. Appunto è una persona che vi tiene sempre sulla corda, anche quando si vince ha sempre comunque un'opinione che serve comunque a costruire e non magari a distruggere, per magari il settore arbitrale serve a distruggere certe volte, però ci sta nel gioco del calcio, ci sta. Siete arrivati a 6 vittorie consecutive, iniziate un po' a credere di potervela giocare davvero la partita di tutti, è parlato dalla Pentagono che ha perso la settimana scorsa contro il Montenegro, diventa davvero irraggiungibile il primo posto oppure rimanete un po' alla finestra e non si può mai sapere? Ma guarda, noi per ora pensiamo solamente a noi stessi, e al massimo possiamo dare un'occhiata magari più a chi sta dietro, guardiamo più il quinto posto, il distacco che abbiamo dal quinto posto, poi è normale, la Pentagono adesso è a 9 punti sopra, quindi attualmente sembra un po' irraggiungibile. Noi continuiamo a fare il nostro, poi se loro dovessero perdere, diciamo, dei colpi per strada, magari noi ci stiamo lì. Siete proprio a metà strada tra il quinto posto e il primo dei due obiettivi, dovete solo scegliere 9 punti dal Montenegro, sembra, sì, e 9 punti la Pentagono. State... Ma a noi va benissimo, magari anche rimane 9 punti la Pentagono fino alla fine del campionato. Montenegro che questa settimana ha vinto ospite Sandro Giannoleto e abbiamo iniziato a capire che influenziamo un po'. Siamo influencer un pochino di statistiche. Vedete questo sondaggio che è imperversa. Sui social poi puoi mettere una grafica, certo. Breve. Sarà la grafica appunto se dovessi rinascere, chi vorresti rinascere? Carlo Stucchi o Antonio Filareto sono stati protagonisti tra virgolette indiretti della scorsa puntata, citati appunto perché c'era ospite il mister del Montenegro, tra l'altro abbiamo portato anche fortuna perché il Montenegro ha vinto ancora, terza vittoria consecutiva, come scritto nelle statistiche che potete vedere in grafica. Nelle statistiche c'era anche il numero di reti subite dal River United, che attualmente è la miglior difesa della cadetteria. Andiamo a vedere il servizio che riguarda appunto la Serie B con il successo proprio del River nella tana del Pescara City.
Il quarto posto occupato dal Pescara City suscita inevitabilmente l'attenzione degli addetti ai lavori della cadetteria Wisp pescarese. Agli ordini del signor Fragassi da Farindola, la squadra di mister Lucci fa gli onori di casa con un River United reduce da una sconfitta, ma decisamente in corsa per il discorso promozione. I capitani Pietraforte e Di Rico operano i saluti consueti prima del via di una sfida che parte subito a 100 all'ora. Trascorrono infatti appena 30 secondi e Parisi impallina Micarone con una volée di super fattura, pallone nell'angolino e 0-1 presto fatto. Inizio traumatico per i locali che provano subito a rispondere con filo grasso, ma il suo destro non c'entra lo specchio difeso da Miron. Ben più corposa l'occasione che si registra al settimo, cross di Troiano, Salvatore manca l'intervento e filo grasso spara a salve, un rigore in movimento. Il Pescara City cerca così di far breccia sul calcio piazzato, ma se sulla conclusione di Lepore l'estremo difensore Miron appare titubante, sul tiro di Troiano il numero uno ospite invece superlativo. Nel momento topico un retropassaggio di Pietraforte viene intercettato da Parisi che brucia Faieta e si invola verso Micarone. Freddezza e calma olimpica per il numero 16 che manda in fondo al sacco la personale doppietta del pallone del raddoppio River. Pietraforte prova a suonare la carica ma deve fare i conti con la difesa disposta da Mister Nota. Successivamente Troiano a scodellare un traversone tagliato senza però incontrare la deviazione vincente di alcun compagno. Il primo tempo va in archivio su un sinistro di Acconcia addomesticato dal sempre attento Miron. Nella ripresa il River parte meglio con Smarrelli che prima carezza il palo lungo con un diagonale mortifero, poi scarabocchia una conclusione che manca di poco lo specchio. Il classe 1995 di Pietrantonio impegna severamente Micarone, mentre sul versante opposto ci sono proteste citizens per un contatto in area River che vede protagonista Mancini, ma il signor Fragassi fa cenno di proseguire. Troiano ci prova sul calcio di punizione ma non c'entra il perimetro della porta, poi un nubifragio si abbatte sul San Marco con l'agonismo che sale di tono, il River ha la palla del tris ancora con Smarrelli ma il numero 9 si fa ingolosire da un pallonetto mal calibrato che termina fuori dalla porta difesa dal subentrato di Pasquale. Il Pescara City prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, Maselli allarga per Renzetti, il numero 15 vince il duello e dal fondo pennella un traversone che filo grasso di testa manda alle stelle. Troiano è ancora pericoloso su un piazzato accarezzando il palo alla sinistra di Miron, poi Renzetti a cercare gloria anticipando Miron in uscita senza però trovare la porta, infine filo grasso a lanciare sul tavolo l'ultima fish trovando però solo il fondo. 0-2 il River in camera 3 punti di platino per il Pescara City, uno stop pesante in attesa della dura sfida di lunedì contro il Villarreal. Al termine della sfida le interviste sono di Francesco Marzoli. Salve a tutti, siamo qui con il mister del River United, buonasera. Buonasera. Questa sera una partita, diciamo, dura alla vigilia, che siete riusciti a vincere 2-0 grazie anche e soprattutto al cinismo avuto sotto porta. Sì, sapevamo che era una partita difficile, all'andata avevamo perso 1-0 immeritatamente e questa volta invece ci è andata bene. Abbiamo sofferto tanto perché il Pescara City è una bella squadra, molto giovane. Diciamo molto, oltre che bravi, fortunati ad andare subito in vantaggio, diciamo al secondo minuto, diciamo questo ha potuto mettere in discesa la partita. Ma non credo, perché segnare dopo un minuto non preclude niente per l'altra squadra e la partita appena era iniziata, perciò c'era davanti tutta una partita per poter recuperare. Siamo stati bravi e anche fortunati in certe occasioni, però è da dire che abbiamo avuto, sia specialmente nel secondo tempo, abbiamo avuto 3 occasioni limpide per poter chiudere molto prima la gara. Diciamo anche 3 punti importanti questi che vi permettono di accorciare appunto contro la rivale di questa sera di 3 punti e quindi portarsi ad un punto di distanza. Ma il Pescara City, a parte che deve recuperare a Cugnoli, e comunque niente, noi andiamo avanti per la nostra strada, non facciamo calcoli e poi a fine campionato vediamo dove siamo arrivati. Va benissimo, noi la ringraziamo per questo breve intervento e le auguriamo un in bocca al lupo per il proseguimento di stagione. Crepi e forza River. Salve a tutti, siamo qui con il signor Mucciante, giocatore della Pescara City, salve. Salve.
Questa sera un risultato negativo per la sua squadra, un 2-0 che forse può essere anche imputabile alla poca cattiveria sottoporta, vista le grandi occasioni capitate. Allora, sicuramente un risultato negativo dal punto di vista del punteggio. Dal punto di vista del gioco non ci possiamo lamentare, diamo giustamente merito agli avversari che hanno saputo portare a casa i 3 punti, noi però abbiamo giocato la maggior parte del tempo, abbiamo avuto noi il possesso del pallone, abbiamo anche creato, ci sono quelle partite che si mettono per il verso giusto, altre partite che ci impegniamo ma non riusciamo a sbloccarle. Sicuramente dovremo lavorare sotto questo punto di vista. Mi posso permettere un'altra cosa positiva, è stata l'impegno di tutti quanti, anche alcuni impiegato fuori ruolo, e questo sicuramente è un buon punto sul quale continuare a lavorare. Anche il gol in partenza, diciamo che non ha aiutato. Sì, quello ci ha tagliato un po' le gambe, però cose che capitano nel calcio. Lei stasera non ha giocato, appunto per infortunio. Per la prossima contro l'Amatori Foro, grande partita contro un grande avversario, ci sarà? Beh sì, io rientro appunto adesso da un infortunio, il mister giustamente, avendo altri giocatori a disposizione, ha pensato di schierare una formazione al massimo delle potenzialità, speriamo che dalla prossima io sia meglio e che il mister mi schieri, quello che sperano un po' tutti, però accentiamo tranquillamente, sappiamo che siamo qui per la squadra, ora chi gioca, chi non gioca ci interessa poco. Va benissimo, noi la ringraziamo per questo breve intervento e le auguriamo in bocca al lupo per il proseguimento di stagione. Grazie mille e complimenti per la trasmissione. Classifica della Serie B dopo 17 turni, la Pentagono al comando a quota 44, Amatori Foro 35, Utopia Pub 31, Atletico Villanova 28, Montenegro 26, Pescara City 25, River United, Spartak e Virtus Penne 24, Villarreal 21, Pescara 79, 17, Pinna 15, Cugnoli 9 punti, chiude il Ralfino a quota 6, potete vedere che ci sono 4 asterischi che sono le squadre che devono recuperare una partita. Abbiamo parlato appunto di Serie A e Serie B, ma questa settimana abbiamo il piacere anche di ospitare i campionati di Avezzano, L'Aquila e Teramo. Questi sono i risultati di una squadra che a te ti è molto simpatica, come la Fucenza, che questa settimana si è imposta 2-6 sui Lovers Celano, altra squadra. Vabbè, il derby del Fucino. Esatto, Amatori Angizia, Atletico Marsica 1-0, Capistrello, Amatori Calcio Avezzano 1-2, Caput Castrorum, Sporting Club 2000 1-0, detto dalla Fucenza che ha vinto 2-6, 2-2 tra Metro e Chiosco, Ferrovia, Amatori Sulmona e Caput Castrorum 4-1, Unione Aquila Nacese 2-2 per una classifica che vede al comando un tandem, quello formato da Atletico Marsica e Amatori Calcio Avezzano, vedete evidenziati i primi due posti che aprono le porte dei playoff regionali, poi Sporting Club 2000, Fucenza, Caput Castrorum e Amatori Angizia al momento in zona UEFA per quel che riguarda la Coppa Abruzzo. Vediamo adesso i risultati di Teramo. Continuo. Sì, mi piace vita. Perché ascoltarti. Sì, non Jack, sapevi pronunciare Jack DG American Bar, San Pietro Ionella 3-0, Alto Tordino Varano 4-0, Colle Vecchio Orange Pagannoni 4-2, Amatori Forcella Chiarino 2-3, Specola Piane 90 2-2, Guardia Romano Amatori Pietro Ferronuovo 1-1 per una classifica che vede il Piane 90 al comando a quota 33, il Forcella squadra storica a quota 32, 30 punti per l'Alto Tordino, Colle Vecchio a quota 29, poi a 28 c'è il tandem formato da Jack DG American Bar e Specola, a seguire le altre, come potete vedere evidenziate le prime 4 posizioni che aprono le porte dei playoff provinciali, poi dopo a Teramo c'è tutta un'altra, un altro mini campionato, playoff proprio per questo motivo. Abbiamo però un contributo e ringraziamo la società dello Specola, invitiamo anche le squadre di Avezzano e Teramo ad inviare i loro contributi anche per farli conoscere a chi magari li ignora qui a Pescara. Di solito la Fucenza ci ha deliziato con delle belle interviste al mister Paolelli. Questa settimana invece c'è l'intervista al mister dello Specola, intervista realizzata il giorno dopo perché l'euforia del 2-2 realizzato dal portiere aveva un po' complicato i piani per fare l'intervista, quindi le ringraziamo, non ci resta che farvi vedere appunto il contributo filmato che proviene dal campionato teramano, a seguire le statistiche del mondo per 40 con la sintesi della Prosacco che ha perso 3-0 questa settimana contro CTV. Allora mister, il giorno dopo, come si dice? Buongiorno. Eh? Buongiorno. Buongiorno. Allora la partita di ieri, grandi emozioni, soprattutto allo scadere. Sì, grandissime emozioni, soprattutto allo scadere, c'è da dire che i ragazzi non hanno parlato mai, ma è un attimo, il risultato è quello di riuscire a far gol con il portiere all'ultimo.
questo è il risultato. In generale però la partita com'è andata? Diciamo, insomma, il primo tempo un buon primo tempo, il secondo tempo un pochino in affanno, però alla fine insomma. Ma in generale abbiamo retto abbastanza, di fronte sapevamo di avere una grande squadra, non per questo una squadra che è prima in classifica, quindi sapevamo di avere una grande squadra, sapevamo di essere noi un po' in defiance a livello fisico, ma non abbiamo mai mollato l'altro, nonostante ciò abbiamo retto bene qualsiasi tipo di urto, non ci hanno fatto giocare a calcio come ci piace fare a noi, perché sono stati bravi a non farlo, hanno cercato di chiudere le nostre idee, ma purtroppo non potevano chiudere il nostro cuore, quella è una prerogativa che in questa squadra nessuno ci può chiudere e l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta. Chi ti è piaciuto di più? Diciamo... La squadra, non ho non nessuno... Non si sbilancio? No, ma mai mi sbilancerò, mai e poi mai, perché per la componente singola è relativa rispetto al cospetto della componente totale, ognuno è fondamentale per questa squadra e l'ho dimostrato ieri. E questo potrebbe essere d'auspicio anche per la prossima gara? Sì, deve essere l'auspicio della prossima gara, perché sarà molto più importante di questa gara, innanzitutto perché l'abbiamo fatta questa gara, l'altra dobbiamo ancora fare, quindi la dobbiamo affrontare. Seconda cosa è perché dobbiamo riprendere le forze, riprendere le energie per affrontare una grandissima squadra. Benissimo, va bene, grazie mister, in bocca al lupo. Prego. Scusate, chi è che ha segnato? Non mi ricordo bene, mi sembra Fabio Carrassi il primo sul rigore. E il secondo? Il secondo mi sembra Massimo Chiappini. Chiappini. Questi i risultati della massima serie del mondo per 46esima giornata. Enzo Lorenzo, Unione New Bar 3-1, Stapler Prosacco 0-4, Prosacco CTV 0-3, Miro Carni Real Colonnetta 2-2, Amatori Foro Real Teate 0-1, la Zona Miral E2BB 2-5, classifica che vede le Pescara 2000 rinsaldare il primato a quota 36, Real Teate Miro Carni 33, E2BB 31, CTV 30, Stapler 28. La Prosacco resta a quota 24, Real Colonnetta e Renzo Lorenzo 15, Amatori Foro 12, la Zona Miral 10, New York New Bar 1. Andiamo a vedere la sintesi della sfida tra Prosacco e CTV. All'antistadio Valle Anzuca si gioca di fatto una sorta di spareggio per l'ultimo posto utile per accedere alle Final 8. CTV sesta in classifica, Prosacco staccata di 3 lunghezze. Le condizioni climatiche non aiutano i recuperi e le mille defezioni da ambo le parti non strizzano certo l'occhio alla ricerca del bel calcio. La classifica però impone la vittoria ad entrambe dagli ordini del signor D'Ambrosio e CTV a cercare per la prima volta la porta con un destro di Tiberi che manca allo specchio. Mister Selvaroli prova a catechizzare la Prosacco e Tozzo, tra i più positivi dei locali, ubriaca di finta l'avversario, strozzando però troppo la conclusione. L'asse La Monaca Triscioglio fa le prove generali del vantaggio, col numero 11 di CTV che disegna uno spiovente, capace di regalare solo l'illusione della rete. Poi al minuto 22 capitalizza al meglio un filtrante di Gianni La Monaca e batte Di Francesco con un destro chirurgico che gonfia la rete del palo lungo. Ripartenza letale, quella orchestrata dagli ospiti, con i locali che provano a rispondere sul calcio piazzato, tuttavia la conclusione di Pesce non è delle più felici e la sfera si spegne sul fondo. A 5 dall'intervallo cala di fatto il sipario sulla contesa. Tiberi addomestica sapientemente il pallone in area, assist per la corrente La Monaca, sul cui traversone si avventa il condor ferrante. Basta solo accarezzare la sfera e lo 0-2 è presto fatto. Raddoppio che vale gioco partita incontro, con Pesce che prova a suonare la carica, ma il suo destro avrebbe meritato miglior sorte. Ad inizio ripresa una punizione di Tiberi regala una doppia occasione a Triscioglio, ma il numero 11 difetta in cinismo sotto porta in questo frangente. CTV esagera con l'Accademia al decimo, ma è il sintomo di come la gara sia totalmente nelle sue mani. Triscioglio imbecca Tiberi ed il numero 10 prova un pallonetto con esiti decisamente modesti. Una leziosità che si manifesta anche qualche minuto più tardi, quando il break di Colarossi ed il ricamo di Morelli regalano a Borano a conclusione che Gianmarino controlla senza patemi, vanificando ogni pericolo. A 20 dal termine c'è un gradito ritorno nel mondo Wisp, con Morelli che lascia il posto ad Antonio Martorella. Bentornato nel nostro calcio. Al 27esimo è ancora Triscioglio a salire in cattedra, passaggio filtrante per Tiberi e conclusione che impallina Di Francesco per la terza ed ultima volta della serata.
Il finale di partita è totalmente griffato Roberto Buonafortuna, che cerca il gol prima con un destro oltre la traversa, successivamente con un'azione personale e tambureggiante conclusa con un sinistro in equilibrio precario che non c'entra lo specchio, infine con un diagonale che accarezza il palo più lontano. Finisce 0-3, CTV che incamera 3 punti di platino dopo 2 gare giocate nell'arco di 3 giorni. Per la Prosacco la lotta per il 6° posto si fa durissima, ma nel calcio mai dire mai. 16ª giornata anche nella cadetteria del Mondo Over 40, questi risultati: la Romagnola PDS 5-2, Pianella Wonder 40 0-1, Dea Calcio Atletico Pozzo 1-4, Diale Pescara United Ortona City 3-2, Peschiera Smile San Vito 83 3-1, Montenegro batte 3-2 il Delfino Francavilla per una classifica che vede la DL al comando a quota 43, la Romagnola 31, Delfino Francavilla 25, Peschiera Smile 24, a quota 23 ci sono Ortona City, Atletico Pozzo 22 punti per la Wonder 40, 19 per San Vito 83, Montenegro a quota 18, Dea Calcio 16, Pianella 13, PDS chiude a quota 7 punti. Come potete vedere in grafica, la Romagnola e Pianella hanno una gara in meno. Oh, abbiamo visto il commovente il commovente servizio in piazza. Sì. Quindi invitiamo sempre a inviarci materiale sia da tutte le squadre del campionato della nostra provincia di Pescara, ma anche quelle delle squadre della nostra provincia. Invitiamo anche a mandarci le tute, come abbiamo detto. Sì, e noi le indosseremo. Le indosseremo le tute, verrà premiata la tuta più brutta per, ricordiamo, il concorso Un giorno presidente, che hai indetto tu, secondo me è geniale, al posto di Vincenzo Maselli. Per un giorno potrete guidare la WISP e capire quanti insulti si prendono. Torniamo appunto, e poi chiuderemo anche con un giro di domande, con la prossima giornata, la 20ª giornata. Inizia a entrare nel vivo il campionato, no? Si iniziano a capire gli obiettivi, soprattutto quello che non era il nostro, cioè quello di vincerlo, ma di salvarci. DL Pescara United, Vecchia Guardia Nocciano, una bella sfida questa, tutta da vedere. Cralle Angelini, Nautilus, Atletico Ponzio, Egoas, Pescara Colli, La Zona 97, Tiki Taka, Zero Stile, Colpi Soccera, SD Adriatica, Atletico Giama, Prosacco, Ortona City, riposerà lo Sporting. Sicuramente per statistica il big match della 20ª sarà DL Nocciano, anche per capire insomma la continuità del Nocciano e questa DL che è sicuramente la sorpresa del campionato, una squadra non meno di voi sicuramente. Sì, no, io non la conoscevo, quindi è stata una sorpresa per me, ma per tutti noi. L'andata abbiamo vinto, mi sembra, 3-1 o 3-0, ma è stata veramente una bellissima partita contro una squadra attrezzata, atleticamente pronta, quindi sicuramente lunedì sarà una partita dura ma bella, ci divertiremo insomma. Possiamo leggere il prossimo turno della Serie B, 18ª giornata, dove l'Amatori Foro andrà a, ospiterà il Valfino Lo Football, ultima in classifica, squadra che ultimamente sta mettendo in bastone tra le ruote a parecchie squadre. Avete qualche timore per questa sfida? Certo, comunque affrontare sempre l'ultima della classe, che può sembrare la partita più facile di questo mondo, in realtà alla fine sarà sempre una delle partite più complicate, perché c'è appunto il rischio di magari di sottovalutarla. E noi dobbiamo cercare di fare il nostro, di rimanere concentrati tutti gli 80 minuti più recupero, e anche perché abbiamo visto già l'andata, dove magari abbiamo giocato sul loro campo, che era un campo un po' diverso da quello nostro nelle mura amiche, ma dobbiamo rimanere concentrati, altrimenti magari dopo rischiamo il classico scivolone, come si dice, testa coda, e ci faremo solamente del male. Quindi dobbiamo fare un passettino avanti, ancora mettere un tassello nel nostro puzzle per coronare questo piccolo sogno di tornare in Serie A. A chiudere, a completare il quadro della cadetteria per la prossima settimana, c'è quello che è un vero e proprio derby, quello tra Pentacolo Pescara e Atletico Villanova, perché entrambe giocavano al Marcantonio di Cepagatti e c'è comunque una rivalità sportiva tra le due formazioni. Inoltre l'Atletico Villanova è quarto, la Pentacolo prima, quindi gara vietata la trasferta, quindi, esatto gara quindi di tutto rispetto. E poi il Cugnoli che ospita l'Utopia Pub, anche qui partita da tripla, insomma tutte partite in Serie B che possono riservare delle sorprese. Io ho finito con le mie domande, se tu hai qualcos'altro da domandare ai nostri ospiti. No, io in realtà non agli ospiti, che poi però chiudiamo magari qualche li facciamo la previsione sulle gare. Volevo continuare il mio appello sulla gestione delle
delle squalifiche, perché squalifiche diciamo non le danno gli arbitri fanno i referti e poi si decide, c'è una commissione che decide la squalifica, ma sul prevenire, non voglio giustificare gli atti, avevo fatto appunto nella scorsa puntata l'appello per il giocatore dell'abbraccio, voglio continuare la teoria dell'abbraccio, come Sferrella ha bisogno di amore, di essere abbracciato, in questo caso Carletto del Kral, che è stato squalificato 12.000 anni per una cosa grave, insomma nervosito eccetera, non entro nel merito, si poteva prevenire l'atto magari con un abbraccio, l'arbitro che va a abbracciare Carletto aveva bisogno di abbracci, doveva essere abbracciato, sarebbe stato diverso? Secondo me sì. Io quindi Vallone ti chiedo per cortesia di istituire l'abbraccio in momenti critici, il cartellino giallo rosso e abbraccio, allora, nel momento critico della grande tensione l'abbraccio, l'abbraccio sicuramente non porta, ma le risate che arrivano già da due sette. Anche in Carletto aveva bisogno di abbraccio, siamo in quattro e ridiamo in tre, quindi immaginate su larga scala che cosa potrebbe. Non ci resta che salutare i nostri ospiti, che abbiamo finito questa settimana, perché ribadisco, ampi cenni dalla regia. Ringraziamo Roberto Valerio, dirigente e giocatore della Vecchia Guardia Rocciano. Grazie Roberto, in bocca al lupo. Grazie a voi e buona serata. E ringraziamo anche Jacopo Cinti, giocatore dell'Amatori Foro, compagine che in Serie B sta davvero dando filo da torcere a tutte le squadre, punta alla pentagono, ma sempre occhio al quinto posto, 9 punti sono riuscire dalla telecamera, che non abbiamo gli operatori. C'hai ragione, mi ero emozionato. Grazie Jacopo per essere stato con noi e in bocca al lupo per la sfida di lunedì. Grazie a tutti. Ringraziamo Riccardo Di Virgilio, ma soprattutto grazie, voi che ci avete seguito. Ci congediamo come sempre con la rubrica dei gol settimanali. Arrivederci a 7 giorni. Noi mangiamo la pizza.